Sta trasmettendo? Volevo provare a fare degli scenari e poi capire anche questi scenari, in questi scenari quali, se ci sono uno o più punti di vista che sono rilevanti e poi partendo da questi punti di vista poi magari nel pomeriggio possiamo fare i journey di cui parlavamo ieri. E quindi cercare di far diventare il servizio un pochino più concreto, più articolato. Secondo me, da quello che abbiamo detto stamattina, poi mi correggete, poi ne aggiungiamo altri, ci sono almeno tre scenari. Uno è quello del turista, non so, turista, rapporto 1-1 fra turista e ospitante, quindi il modello Airbnb, l'altro è il turista nomade, cioè il turista che va in giro in diversi posti, e l'altro, secondo me, è quello del caffè o comunque degli eventi collaterali oppure di eventi organizzati sui terrazzi, cioè qualche cosa che si relaziona alla sfilata, può o non relazionarsi alla sfilata, cioè può essere un evento organizzato il giorno prima o non durante la sfilata, oppure può essere un evento, oppure può essere un terrazzo che è libero durante la sfilata e che quindi offre posti liberi. Siamo d'accordo? Poi non so se magari stavo pensando prima se il turista nomade e l'evento sul terrazzo possono essere la stessa cosa da due diversi punti di vista, però insomma per il momento ne mettiamo tre. Sì. Allora, uno non so, lo chiamerei Forse esco fuori tema, Sì. però cioè, sulla questione degli eventi si potrebbe anche considerare, ci sono anche le masserie che fanno le feste la sera, dopo persone che vogliono sfruttare il carnevale anche in Eventualmente potrebbe essere parte del piuttosto che, cioè nel senso che uno hai compreso il biglietto alle corte di Trignano, Sì. il biglietto alla mostra sul carnevale della biblioteca comunale, O che ne o la festa nella masseria la sera. sono? O che ne sono? C'è cioè, una masseria che fa, c'è cioè, cavalli e le passeggiate a cavallo, Sì. che non esiste, cioè magari esiste, che lo fa per carnevale. Potrebbe essere. Adesso io terrei queste tre cose in generale come scenari. Quello che secondo me dovremmo cercare di capire è chi sono gli attori del primo, del secondo e del terzo, nel senso nel modello Airbnb chi sono gli attori principali, nel turista nomade chi sono gli attori principali, perché è importante capire da quale punto di vista dobbiamo vedere questo servizio? Per esempio, se prendiamo il modello Airbnb, facciamo che dividiamo questo in tre parti e facciamo
Per esempio, nel modello Airbnb, che non c'è l'autocorrezione nei pennini, purtroppo. Nel modello Airbnb ci sono quantomeno un attore che è il turista, naturalmente. E un altro attore che è, non so come distinguerlo graficamente, ma è il proprietario. E poi un altro attore che è il sistema di booking. Che poi chiamiamo il sistema di booking, ma poi è proprio il prestatore di servizio in questo caso, cioè è il coordinatore del servizio. Quindi questo è. Ah, l'ho fatto in inglese. E poi. Ma quindi non è vietato. No, solo che mi piacerebbe farlo in una lingua sola, certe volte addirittura mischio pure il danese. Allora. Mi sembra logico, è come quando i miei colleghi mi parlano solamente in danese e mi dà fastidio, io devo parlare pure in inglese perché io non capisco niente di danese. Dopo 11 anni, 12 anni, ancora il danese non lo imparo perché è un linguaggio impossibile. Nel turista nomade gli attori potrebbero anche essere gli stessi, non lo so, perché c'è il turista. Però il proprietario potrebbe essere sia il proprietario di un appartamento privato, sia il caffè locale che fa che organizza l'evento. E naturalmente c'è il sistema di booking. Probabilmente qua c'è anche un touch point che abbiamo citato prima, che è la carta. Carta d'accesso. E probabilmente ci sono anche indicatori fissi. Ah, vabbè, ci può essere l'application e poi ci sono indicatori fissi come quelle che abbiamo visto prima nelle fotografie. Della disponibilità. E poi gli eventi sui terrazzi, c'è il caffè, io direi che ci potrebbe essere anche qualche altro, lo sponsor che è un'azienda locale. Organizzatore. Dell'evento. Naturalmente c'è il turista. E c'è il system organizer,
il booking system. In questo caso, naturalmente ci potrebbe anche essere il catering, che sarebbe ancora una volta il caffè locale. Ci sono altri attori che siamo... sì, per il catering. Cioè in una casa andrebbe un catering? Potrebbe, dicevamo prima, se io ti voglio ospitare ti posso fare la parmigiana di melanzane, ma se io non la so fare vado dal caffè locale e ordino la cosa. Quindi questi sono più o meno gli attori che sono venuti fuori, che sono più o meno... Il caffè è diventato un attore importante. Sì, diventa... sì, anche perché appunto è una maniera per vendere, per aumentare il servizio. Probabilmente in un servizio del genere io al di là del... cioè, naturalmente la prima transazione economica che potrebbe giustificare il modello è quella fra il turista e l'ospite e l'ospitante. Però mi domando sempre, è abbastanza o no? Cioè, che cosa stiamo muovendo qua? Perché se noi abbiamo due o tre persone per ogni balcone, ma muoviamo 30 euro per sfilata, moltiplicano pure per 100 balconi, quanto sono? 30 euro per 100 sono 3.000 euro per sfilata. Eh? 30%. 5.000, 10.000 euro per sfilata. Eh? Sì, sono, ma metti pure che viene 10.000 euro per sfilata, per 4 sfilate sono 40.000 euro. Stiamo parlando, quello che sarebbe interessante capire, non so se c'era il tipo del carnevale di Putignano, sarebbe del come si chiama, Sisto? Sarebbe interessante cercare di capire che cifre si muovono intorno al carnevale, cioè quando... Sì. Cioè per questo è un po' meno e la verità è che non, cioè a poco quello è un problema, nel senso che cioè quello che se ne spende, cioè guadagna tanto spende e lì finisce la del carnevale. Poi ci sono dei soldi, il mio quarto caso cosa che succede è che va guadagna dei soldi perché c'è gente, sì, basta. Ma se vogliamo ogni paese si lamentano perché sì. Però non si è mai riuscito a creare, perché sono a creare altre cose economiche. Sì, sì. Cioè, questo è uno dei limiti più grossi, che tra l'altro anche in qualche modo inficia il rapporto tra i carnevali, sì, con l'assenza di altre economie. Sì. Beh, qui diciamo che un servizio come questo qua è un servizio che probabilmente non muoverebbe particolari, cioè non creerebbe particolari profitti, perché secondo me, perché fra le spese del sistema e le spese di gestione, di manutenzione, le spese di installazione e le spese di gestione, probabilmente questo se va bene si paga da sé, però non genera profitti. Quindi la cosa che è importante capire è come cercare di diventare questo sistema un pochino più complesso, cioè far girare un numero maggiore di attori intorno a questo sistema. Adesso sul discorso del catering, sì, sarebbe probabilmente molto più interessante offrire prodotti tipici locali, no? Sì. Sì. Vedi, un'azienda non so inizia questa cosa qua, sì, in base al fatto che unisce i prodotti locali a coloro che ospitano, sì, gli diamo la possibilità
generale data dal sistema. La visibilità generale è data dal sistema e una visibilità puntuale dovuta al fatto che il turista che va in quella casa mangia quei prodotti di quell'azienda. Sì, è possibile anche, cioè possiamo pensare anche a, a una questione, cioè questo poi lo facciamo magari nel pomeriggio, ci può essere uno scenario in cui il proprietario vuole offrire, il proprietario sulla... sul sito dove si fa la prenotazione può mettere l'opzione: vuoi mangiare qualche cosa? E se vuoi mangiare qualche cosa, vuoi assaggiare prodotti locali, vuoi fare proprio il pranzo, vuoi fare un aperitivo, vuoi fare un pranzo, vuoi fare... e questi qua vendono dei package, cioè può essere che vendono l'aperitivo con lo spuntino, con la cosa di formaggio locale, oppure che gli portano la parmigiana a casa o qualche altra cosa. Che però so. C'è una cosa che spesso magari non mi avvicinano quella mente, perché magari non c'è quello di cui devo aspettare, quindi ho detto che sono le torchiate, sì, la bottiglia di vino, quasi quasi, non so, e magari una cosa interessante rispetto a ciò che si diceva può essere anche che uno acquista, quindi magari l'azienda che propone ci potrebbe guadagnare. Cioè queste case potrebbero essere, questi balconi diventano anche delle vetrine commerciali, sì, diciamo, di prodotti, sì, locali. Per bisogna capire, per esempio, se, metti che io arrivo a casa di qualcuno, o metti che io ospito qualcuno, sì, questo qualcuno ha detto come? Sul balcone non sarebbe fatto. No. Su terrazzi, ma anche sul balcone, perché dentro casa ci metti il tavolo, ci metti i prodotti. Ma metti che io non ho prenotato prima niente, io trovo dei prodotti, perché il proprietario ha questi prodotti locali, se li voglio pago qualche cosa e li acquisto. Se io non li voglio, chi è che è il proprietario, cioè chi è che ha comprato questi prodotti? Questo o questo? Sì. Se non li porti indietro a quello, sì. Appunto, cioè, se vuoi qualche cosa più complicata, oppure fresca, per esempio la scamorza fresca, la focaccia. Però questo modello qua probabilmente è il modello base, cioè il problema non è che sto dicendo che questo, siccome non porta grossi guadagni, non ci deve essere, questo probabilmente deve esserci per primo, perché questo è il punto di partenza. Però quello che dobbiamo cercare di organizzare, di capire, è come il sistema possa diventare più complesso e muovere maggiori motivazioni, perché il sistema diventa solido quando non è solamente la motivazione lineare, cioè che questa è la cosa, ma c'è una spinta da diverse parti. Questa del turista nomade è simile con la questione anche di come organizzare queste carte d'accesso. Secondo me è il pranzo, ci immagino una festa, c'è proprio la musica, le casse, o proprio il concerto. No, sì. Sì. E poi questo è, diciamo, la cosa che gira intorno, diciamo. Allora, quello che secondo me dovremmo fare adesso è quantomeno capire, cioè fare un journey per questo signore qua, il turista,
anzi due, perché c'è il turista nomade, questo qua e questo qua sono due diversi. Un journey per questo qua, per il proprietario, probabilmente un journey per il caffè, e cercare di capire come funzionano e come si intersecano. Questo nel pomeriggio, oppure non so, possiamo cominciare a farlo adesso, non so che ora, a che ora pranzate voi? Abbiamo una mezz'ora. Eh? Abbiamo una mezz'ora stamattina, a luna. Sì, a luna stacchiamo, vogliamo cominciare a fare... Altrimenti potremmo farlo proprio con i post-it, che forse è più comodo. Sì. Ok, se ne stanno un pochino di gialli, sì. Allora, quando per fare questi giorni, generalmente noi prendiamo una persona... Il termine complessivo, diciamo, questa modalità di visualizzazione, comunque, sì. È giorni? Di quale? Cioè, della scansione sviluppo, temporale? Lo sviluppo complessivo, cioè tutto questo temporale. Approccio, questo metodo di progettazione, blueprinting, lo chiamiamo, perché praticamente noi prendiamo la scansione temporale, alcune scansioni temporali, e le mettiamo in relazione una con l'altra in maniera che poi capiamo sulla base di queste scansioni temporali chi ha delle responsabilità. Non voglio sentire, però sembra molto, molto efficace per rappresentare i processi. È abbastanza, viene un pochino dalla disciplina del industriale. Information architecture. Information systems, perché loro fanno, quando fanno un software, un nuovo software, sì. Loro lavorano su use cases, cioè se tu devi progettare una nuova versione di Word, loro ti fanno use case di come si fa. Use case è una versione molto, diciamo, come la rappresentazione al dettaglio di un'operazione che si fa su una nuova application, su un nuovo software. Tipo, per esempio, vuoi capire come puoi fare copia, e allora rappresenti, dici tutte le funzioni che devi fare per fare copia, cioè, seleziona l'oggetto, schiaccia CTRL C e poi hai copiato. Questo è un use case. Poi incolla e seleziona il punto, schiaccia CTRL V e hai copiato, hai incollato. Nell'informatica si fa per tutte le funzioni, per cui loro hanno, perché poi da là vengono fuori i requirements. Cioè, anche da qua, anche dai blueprint, vengono fuori i requirements per il servizio. Però loro sono molto, molto dettagliati. Se noi dovessimo fare la stessa cosa per un servizio, noi dovremmo fare un libro alto così di requirements, di use cases. Allora,
io ho iniziato usando gli use cases, poi tempo dopo altri hanno usato lo stesso concetto di scansione temporale però sugli scenari, cioè prendendo gli scenari di questo genere e scandendoli. Sì, sì. No, mi piaceva anche il paragone che facevi ieri con il disegno industriale, tu magari c'è il tavolo che è un progetto tecnico e allora sì, per capirlo lo esplodi, allora c'è questo pezzo, la vita, fai. Certo. Allora invece il progetto, cioè una cosa è il progetto, una cosa è il processo. Sì. Allora il processo, quindi come esplodi un processo, allora questi blueprints, cioè fanno la stessa operazione sul processo, no? Allora, certo. E capisci bene tutte le cose, punto per punto, sì, chi è l'attore, che cosa deve fare, quando deve fare. E puoi scendere a livelli di dettaglio, a livello di dettaglio di cui hai bisogno, perché in alcuni casi con i servizi tu puoi dire sì, questo il catering prepara i cibi. Quello che mi interessa a me è, una volta preparati i cibi, come il catering viene consegnato. Però io posso anche scendere a livello di dettaglio di come voglio preparare i cibi, sì, oppure sì, di come deve essere il packaging, cioè hai diversi livelli di dettaglio. Quindi a seconda di come, di dove vuoi andare a specificare i requirements. Dicevo, in genere per una questione di chiarezza e di, anche di maneggevolezza, diamo un nome alle persone. Cioè, mettiamo che c'è per esempio questo signore che si chiama Filippo. E questo non si attacca. Si attacca per niente. Vediamo, magari si attacca questo. No, questo proprio non c'ha la... Sono post-it. Ah. Sono proprio... devi usare questi qua. Questo è post-it. Questo è post-it, ok. Questi sono blocchetti, ma senza la colla. Allora... E questo è il turista Airbnb. E vediamo che cosa succede a questo Filippo prima, durante e dopo il servizio. Prima Filippo probabilmente sul computer vede che tipo di, cioè vede che esiste il servizio, cioè viene informato. Sì. Filippo è turista? Sì. No, è efficace il fatto di dargli un nome, perché altrimenti c'è, se qualcuno di voi vuole andarsi a fare un giro più dettagliato su queste cose qua, c'è un libro molto interessante di un signore che si chiama Cooper, che si chiama The Inmates Are Running the Asylum, e questo è un signore che si occupa di interaction design, progetta sistemi di informatici per il controllo, per esempio faceva degli esempi sull'interaction, sull'entertainment negli aerei, quelle cose che sui sedili, e lui ha creato il concetto di persona, cioè Filippo lui lo descrive con una immagine vera, e gli dà anche delle caratteristiche, tipo Filippo è un, qui possiamo dire, non so, Filippo è un turista di Avellino, esatto, è un turista di Avellino che ha 35 anni, vuole farsi una gita a Putignano, magari con la fidanzata, e coglie l'occasione del carnevale perché ne ha sentito parlare. Ne ha sentito parlare e vede che esiste la possibilità
di informarsi su questo sistema, prenotare un balcone. E quindi, se vuole prenotare un balcone, troverà la mappa di Putignano con tutta la... Come? Si chiama Cooper, e il libro si chiama The Inmates Are Running the Asylum. Inmates, i carcerati che i carcerati gestiscono il carcere. Quindi c'è, andrà sulla mappa dove ci sono probabilmente segnati i vari punti dove lui può trovare, un posto. Da questa mappa, nei vari punti, lui sceglie, legge le caratteristiche, c'è una fotografia e una scheda che si apre in cui c'è una o più fotografie e la descrizione del servizio, la descrizione dell'offerta, e lui... scelta dell'offerta, possono essere anche, poi possiamo anche andare più nel dettaglio e vedere se lui decide per esempio di stare anche là la notte, oppure se decide di pranzare là, oppure se decide di fare qualche di comprare qualcosa da lì, eccetera eccetera. E poi c'è il booking. Non so come rappresentare il booking, ma insomma lui ha una prima, cioè questo è quello che avviene, diciamo, prima, diciamo anche un mese prima, se vogliamo, perché Filippo è uno preciso che si va a vedere un mese prima, perché sì, eh? Ma neanche io, cioè, però molte persone riescono a farlo, cioè ormai le vacanze si prenotano a gennaio, quindi le vacanze estive, quindi dal booking lui ha, non so come contraddistinguerla, ma probabilmente dal booking lui ha una mail. O magari un qualche documento con, non so, anche con il Q code, qualche cosa che, come chiamarla, ricevuta, che da una parte conferma che il booking è avvenuto. Io lo metterei qua. Una parte conferma che il booking è avvenuto e dall'altra parte gli dà uno strumento che presenterà poi al signore, all'ospite, per dimostrare che lui ha pagato e che può entrare. Questo è prima. Non posso scrivere sul muro prima, ma qua metterei una linea ideale. Come fare? Con lo scotch. Poi la togliamo. Aspetta, faccio per evitare di... C'è lo scotch carta.
si stacca più. Fanculo. Funziona troppo bene. Sì, eccolo. Ah, ma chiede il tavolo. Poi, una volta arrivata la sfilata, Filippo parcheggia l'auto. Probabilmente avrà bisogno di una serie di indicazioni dal parcheggio per come arrivare lì. E queste indicazioni e che farà sul posto, sì. Non so come rappresentarle, probabilmente questo è uno dei touch point che bisogna progettare. Cioè se è un'app o se è una brochure che è oppure una mappa che sta sulla parcheggio. Esatto. Se è una brochure, probabilmente qualcosa che lui si può stampare direttamente dalla quando online, quando probabilmente probabilmente questa qua è una brochure anche, perché è qualche cosa, la ricevuta può essere una ricevuta ma può essere anche una brochure, perché sai dove devi andare perché l'hai vista dalla mappa, però per esempio puoi avere indicazioni, per esempio puoi anche... Nel senso sai pure in quale posto ti sei prenotato, quindi te lo stampo sulla ricevuta, per esempio. Esatto, può essere stampato là, però poi dipende anche da dove trovi il parcheggio. Ma poi ci può essere anche una brochure vera e propria, cioè tipo 3-4 pagine che ti raccontano, per esempio se vai in un palazzo storico, oppure se vai... oppure indicazioni generali sul carnevale di Putignano, oppure cose penso di questo genere. Alla mappa, perché io parlo personalmente, quando mi ritrovo all'evento, no? Soprattutto se è una cosa dove c'è gente, magari ti prende il cellulare, sei appena arrivato, se è vero ce l'hai scaricato, sì. Allora invece una mappa proprio. Quindi la ricevuta può essere la mappa. Uno quando prenota la stampa, una sì. Parte c'è la prenotazione, dall'altra parte. Però sì. Secondo me, cioè, vabbè, nella casistica di Filippo che è uno bravo, magari no, però uno come me che arriva e non ci ha pensato a casa che potrebbe servire la mappa. No, però la ricevuta ti serve proprio per sì, cioè, il voucher. Cioè, sì. Però magari se la ricevuta ci può essere qualcosa che ti dà la mappa. Sì. Per lui è No, nel senso c'è proprio io farei una cosa di carta che mi tengo, che magari c'è una scala, magari non me ne sono accorto che già. Te la puoi scaricare, cioè quando tu prenoti, ti puoi avere una serie di documenti in PDF che ti vengono presentati e per cui se vuoi te li stampi, se non li vuoi perché sei più un IT nerd, allora te li lasci sul computer, oppure magari c'è un'application che ti aiuta a navigare nella mappa e ti dà le informazioni di cui hai bisogno e ti dà le indicazioni. Eh sì. Però diciamo che se questa cosa va in mano alla mia ex moglie che non capisce un cazzo di computer, e allora poi vai in streaming, magari mi sta vedendo ma non penso. C'è il podcast, ma sì, vabbè, ma diciamo non ho detto niente di male perché effettivamente ma diciamo non ha conoscenze avanzate di computer, e allora lei vorrà probabilmente preferirà avere una mappa e c'è sul sito qua c'è qualche cosa che dice vuoi stamparti la mappa? Come quando fai il biglietto aereo, insomma, ti puoi fare il biglietto aereo e te lo stampi,
oppure fai il biglietto elettronico. Sì, però la mappa già allora, siccome tu hai già prenotato il biglietto. Sì, no, sei già prenotato, seguo dal banchetto informativo. Ah, il banchetto informativo no, il banchetto informativo no, dico non puoi farla personalizzata, a meno che a meno che tu non dai con gli eventi il terrazzo, io sono un bel user, diciamo. Io so che ho prenotato il terrazzo numero 13. Sì. So che in centro terrazzo, perché ho visto che costava 6, non sono mai venuto a Putignano, sì, non sì. Sono arrivo con la macchina, dov'è il terrazzo, cioè che devo, esatto. Da dove si va, che cosa devo fare? Sarebbe, per esempio, una cosa proprio essenziale in una mappa è che se c'è il banchetto al parcheggio, nel banchetto ci deve essere per forza sulla mappa il bollino che dice voi siete qui. Altrimenti tu non hai mai la minima idea di dove sei arrivato, dove sei atterrato sul territorio, e quindi ma questo è il minimo. Poi dopo quello che hai fatto tu prima con i rettangoli colorati, sì, sì. I posti alti, sì, diciamo che dovrebbe esserci, appunto, questo poi va progettato, va capito, le mappe fisse, le mappe personalizzate stampate o la app, e quindi già capiamo che ci sono tre tipi di touch point qui che hanno una, deve essere progettato in maniera diversa. Parcheggi? Sì. 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 Una mappa ovunque, generale, quella colorata, con i settori, padiglioni, Italia. Sì, è come quando vai anche. Sì. Sì. Sì, al Salone del Mobile ti danno un libretto, almeno prima, non so adesso. Un libretto bello grosso dove ci scrivono, ci mettono la mappa di tutti gli eventi e poi giorno per giorno dov'è che fanno il drink, l'aperitivo, le cose, perché là praticamente tu giri nella città e ti orienti e vai dove c'è l'aperitivo, cioè non vai dove l'aperitivo c'è stato il giorno prima. Io sarei quello che fare una mappa generale molto semplice, in cui si disegna l'evento, sì. E poi l'unica cosa che si può fare magari è quando uno si fa il biglietto, vuole stampare la mappa, viene segnalato in maniera più marcata il punto di arrivo. Tu non sai da dove lui parte, nel senso dove parcheggia. Che poi non abbiamo detto che arriva in auto, forse, no? Questo passaggio non ho capito bene, però. Diamo per scontato che arriva in auto, perché 9 su 10 arrivano così. Però magari uno ci arriva in un altro modo, bisogna anche di qualcuno che lo prende. Comunque quella cosa proverei già a iniziare a delegarla alla relazione diretta che lui ha con quello dell'ospedale. Cioè, non mi stupisce a me, ad esempio, se quello arriva la mattina, che in aeroporto lo va a prendere con quello dell'ospedale, se è uno dei servizi aggiuntivi. Ah. Quindi quel problema secondo me lo porta a casa. Sì. Cioè c'è pure questa opzione. Sì. La cosa che si deve stampare subito, che deve uscire, è il numero di telefono di questo. Quindi si devono sentire, si mettono d'accordo loro. Cioè, questa però l'idea mia. Questo l'avevo già messo, cioè, non me ne accorto che quel giorno, simile a quello. C'è un grosso problema di telefono. Cos'è? È un classico, cioè il problema del collegamento. Veramente? Quindi le app. Cioè c'è bisogno di supporto offline proprio. Sì, però è come se disinnescato, cioè potresti riuscire. Anche di sto parlando di app, di cose, se tu riesci a scaricare. Potresti fare una GPS funziona. Sì, il GPS funziona. Devi scaricarti le mappe che si leggono offline. No, è un SMS, non è cosa che riesci a fare. Oppure puoi invece andare sul discorso che vuoi fare.
cioè su wifi così nano. Una cosa fichissima sarebbe che le persone che ospitano decidono di essere ospiti, per il giorno di carnevale mettono il wifi aperto con una password unica, sì, che viene data A 10 metri da qua devi cambiare password di nuovo. No, la password è quella, cioè devi mettere di nuovo. IT Media è quella che quando stai fuori lo prendi, che è Giardino. Sì, perché se poi sono andato in turno, quella stai con fare. Sì, sì. E se non lo vai, cioè che non vuoi. Cioè che quelli di vederci grazie a no, perché loro devono fare, no, stiamo parlando di. Lo parlo. Si paghi per tutti, cioè per tutti quelli che hanno già IT Media. No, per tutti. Però magari perché essere, quelli che hanno già IT Media proprio diventa libero. No, ma tu fai il discorso, magari. Viene fornito un processo che magari può anche cambiare, cioè può essere una candidazione diversa per un tempo. Tra l'altro può essere utile anche per mappare la essere contente. Cioè media genera degli accessi giornali tu lo quanto lezioni sì. L'accesso ai giornali e tu una delle cose che hai quando hai questa cosa hai l'accesso ai giornali sì. Lo metto qua, metto altri attori che escono fuori nella nostra discussione. Cioè che rimetti la pubblicità sul wifi? San no, cazzo, no, proprio. Stiamo diventando il male. Sì. Questa Polignano, questa fa passeggiata e magari pubblicizzano che cosa? Pubblicizzano il ristorante in vacanza, cioè sì. Il turista che pubblicizza il ristorante in questa pubblicità perché il turista poi non andrà a mangiare, non sì. Andare, e sarà dove? Allora tu questa cosa la fai, cioè, tutti quelli là sono hanno questa cosa qui. Sì. E c'è il servizio che sì. Poi è cosa simpatica, questa cosa può valere sia dagli utenti di questo sistema. Può valere per tutti. Sì. Comunque il meccanismo di last minute ti dicevo, non so, tu o gli
altri, cioè nel senso che tutti quanti c'erano la stessa cosa, e quindi tu hai fatto quel lavoro di informazione a monte per chi sei arrivato da gennaio e va bene. Però anche l'ultimo stronzo che arriva a ospitare quel giorno lì, sa che c'è cosa da fare, lo utilizza per capire altre cose, gli arriva una schermata e dice cannevale diffuso, papà, quindi magari se vuole può mettersi pure l'ultimo posto libero, quanto piano là, e fa tempo la del ristorante. Sì. Ah sì, io sì, sono sì. Utente del carnevale. Sono a Putignano al carnevale, sto collegato con. Come sono fantastico. Ho fatto un carnevale fantastico. Ci portiamo di più. Mattina sono spiegato il carnevale fantastico. No, fantastico. Ma poi lo vado a dire. Giovanni ha fatto una cosa fantastica. Fammi il 4 euro. In verde, anche se non si distingue molto, sto mettendo, qua avevo messo, vabbè, sto mettendo questi che possono essere direttamente i nostri requirement per un sistema, cioè requirement di alto livello, cioè non requirement dettagliati. Va bene, siamo arrivati che questo qua arriva al paese e o incontra direttamente il suo ospitante o ha una mappa per raggiungerlo. Intanto gli è arrivato. Gli è arrivata la richiesta del wifi, l'avevo, sì, l'avevo messo anche qua come cosa, come adesso dovrebbero incontrarsi. Sì, sarebbe interessante anche addirittura mandare un sms, questo perché quando vado in Inghilterra, quando vado all'estero, appena vado a confine. Benvenuto, sì, sì. Immagino che sia un discorso di celle, sì, sì. Ovviamente si può fare anche se io arrivo, diciamo, una zona di Pugnano, sì, sì. Se un turista arriva a Pugnano e arriva automaticamente con SMS, solo il tuo giorno, solo il tuo giorno, sì. Se io a Pugnano c'è questo servizio, puoi usare il wifi collegati a questo indirizzo, sì, sì, sì. Però posso richiedere al gestore della rete, sì, 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 comunque viene anche, ma non so se comunque si aggancia alle celle di Pugnano. Ecco, adesso forse non funziona neanche più il computer. Funziona? Lo tutito un po' io con la gamba, così sulla gamba. 4 ore 4 notte. Emma mi dice anche che è un record, dice che esatto. Ho fatto 6 record, mi ha detto. Non so come fate i neanche il Messico riesco ad andare così forte. Va bene, allora adesso si incontrano i come si chiama? L'host è Filippo. E si danno la mano. E come lo chiamiamo? Incontro, benvenuto. Tu sei
Perché le conosca. C'è anche una gran foto in cui sto andando. In questo caso probabilmente il benvenuto da una parte richiede una ricevuta, cioè Filippo deve dare una ricevuta all'ospite, e l'ospite dobbiamo dare un nome qua, anche all'ospite, lo chiamiamo Paolo? Paolo. Allora ci vorranno probabilmente una ricevuta da parte che Filippo dovrà dare a Paolo, e probabilmente Filippo potrebbe dare anche della documentazione o delle informazioni o qualche cosa. Il discorso della riconoscibilità. Della riconoscibilità, oppure che ne so, anche qualsiasi cosa che possa. Non so, io ho scritto info perché queste informazioni possono anche essere solo a voce, cioè dire il balcone è là, se vuoi servirti, il bagno è là, oppure se vuoi comprare i tarallucci ce ne ho qua, oppure così via. Io sto pensando in parte i problemi, anche una carta, una cosa di buon... non saltare sul balcone, cioè per evitare di buon comportamento, sì. non far toccare, non prendere un tuo bambino e sì. sporgere dalla terrazza. Però queste sono cose che probabilmente se tu gliele lasci da dire a Paolo, Paolo diventa un rompicoglioni. Sì, è vero. Però se... magari se gli dà tipo un pacchetto di cose. Ma questo potrebbe essere anche nella brochure, per esempio. Perché se tu quando prenoti, se prenoti un balcone, si dice il balcone è una struttura sensibile alle vibrazioni, quindi per favore non ballare sul balcone, non far sporgere tuo figlio perché... Sì, però cioè io mi immagino il proprietario, io se fossi il proprietario mi fa piacere fare... dare il benvenuto, positivo, sì. però essere positivo e sì, cominciare a fare così. Questa cosa è una cosa che poi ti arriva quando ti amuti, no? Sì, esatto. Sì. Cioè, anzi, con magari dandogli anche molta visibilità. No? Sì. Poi magari puoi ritornare alla brochure, per esempio. Sì, io vorrei ritornare al momento in cui entri nella casa, considerando che sono diverse poi le cose. Sì, cioè, a parte che sei già proprietario, quindi il proprietario senza dire che tu fai il pazzo, diciamo. Sì, no, io comunque devo fare il pazzo. Ma le aderenze a fare che cosa fai il pazzo. Esatto, come hai detto. Sì, ovviamente va messi prima, nessuno risultava. Non lo so, questa fa parte dell'esperienza dell'incontro. Sì, che antipatico, se inizia a dire, e innanzitutto mi devi pagare, ti faccio la ricevuta, queste le norme di questo è un altro fatto, questo è un altro fatto. Filippo deve pagare Paolo direttamente oppure semplicemente c'è una ricevuta che ha già pagato, perché è abbastanza antipatico. Ha già pagato, perché è abbastanza. Ha già pagato, se lui non entra nel nostro sistema sviluppato. Sì, quindi. Sì. 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 Che questa cosa poi è il rischio che poi magari qualcuno se la fa da solo dopo un po'. Quindi sì. Dobbiamo il rischio. È difficile perché noi il servizio che forniamo è di intermediazione
ma soprattutto costi di comunicazione, certo. Come Airbnb, no? Airbnb perché esiste, esiste anche tutti per lavorare nella loro casa, no? No? Però se non c'è Airbnb, però c'è chi va di Airbnb senza passare però se poi c'è pure responsabilità, c'è chi garantisce, c'è chi ha una casa a vacanza, l'intermediario che avevamo detto prima garantisce anche un livello di servizio, non fa da solo. Anche perché, insomma, non è che uno, io non so, il carnevale io me ne sono visto 50 volte, ma perché abitavo qua, ma se io dovessi andare più di 3 volte al carnevale di Venezia, per esempio, di Viareggio, quindi non credo che ci andrei più di una volta. Cioè io la vedrei, cioè, tanto sono importante, nel senso che questo ci vuole fino adesso, cioè io immaginerei un approccio consortile, cioè come se in realtà noi siamo la, cioè una sorta di hub, di, cioè quello che si, cioè tu devi dare il senso è il nostro, cioè quello che abbiamo la questione di vapore, non li devi considerare come comunque l'annuncio, diciamo, sì. Sono i tuoi oggetti da cui puoi ogni tot ricavi dei soldi, ma devi considerare come se sono loro gli assoluti, cioè protagonisti di questa vicenda, che di fatto è lavoro, e tu sei unicamente una sorta di agenzia al loro servizio o di struttura di una loro impresa consortile, sì. Come se loro fossero soggetti, tra l'altro magari anche provando a agevolare momenti di incontro tra di loro, cioè come se loro sono il gruppo, il consorzio, gli abitanti di Lignano, e tu sei colui che svolge un servizio a favore di questo consorzio. Sì. E loro, però, in quel senso, si sentono vincolati all'essere permanenti all'interno di quel consorzio e di non svincolarsi a fare perché poi loro. Però magari, nel senso che se fosse nata da loro, questa cosa poteva essere letta come la dici tu adesso, tranquillamente. Nel senso che magari erano due o tre ragazzi messi insieme e dice ma perché invece di... vediamo se possiamo farlo in questo modo giocoso e poi ci portiamo a casa qualcosa. Da soli non ci riusciamo, deleghiamo a qualcuno che sa fare questo di mestiere. Invece noi partiamo un po' più dall'alto. E quindi devi un po' stimolare quello che dicevo prima, quindi devi fornire delle cose, devi suggerire. Sì, quindi a coinvolgerne perché anche una fase del genere. Però il ruolo dell'ente di mediazione oggi, comunque ce lo vogliamo immaginare, comunque è forte, perché deve stimolare. Quindi c'è lavoro da fare, c'è lì il lavoro. Sì, sì. E quindi c'è un posto, al di là di tutto. Forse solo quello di andare a trovarli o più volte, metterli insieme, sì, fare l'incontro, dire mi conviene, poi la responsabilità, aspetta, chiamo l'ingegnere, tutti i problemi che sono usciti prima, le risposte le dobbiamo dare, le deve dare questo soggetto di mediazione. Sì. Perché non nasce da loro, quindi non si sono posti il problema. Tu stai andando da loro a dire si può fare questa cosa. Quindi va benissimo lo spirito che dici tu, dobbiamo lavorare in quella direzione. Deve lavorare in quella direzione, però oggi non è così. Oggi la partenza è un po' più in là, è da chi gli è venuto in mente, no? Che non c'è il balcone. Adesso almeno mentre tra noi non c'è nessuno, c'è un balcone. Sì. No. Ci vai a 60 centesimi, ci puoi già andare da domenica col caffè compreso, però. No, dicevo, non era per un cambio di paradigma, era solamente per indirizzare un approccio, nel senso che tenuto fermo tutto quello che ci siamo detti, sarebbe utile approcciare i proprietari con questo spirito, cioè facendoli sentire quanto più possibile e man mano protagonisti diretti, prioritari di questa cosa, no? Uh-huh. E tu apparire loro come un agente di servizio di un'attività che è la loro in qualche modo, sì. Ma questo al fine di vincolarli a un'idea di appartenenza ad un contesto e come deterrente a uno svincolo loro, no? Perché sennò in quel senso sì. No,
E poi diciamo che uno dei valori aggiunti è quello di creare la comunità dell'accoglienza, no? Sì, sì. Altrimenti non è che devi fare soltanto il servizio così. Sì, perché poi tu puoi puoi anche cominciare a parlare col tuo vicino e dire tu che gli hai offerto a quello, gli hai offerto così, insomma, oppure vedere come si comportano e capire insieme come reagire rispetto a certe situazioni che possono essere un pochino borderline, tipo appunto quello che arriva ex ubriaco un po', oppure quello che balla sul balcone, come glielo dici tu a quello di non ballare sul balcone, o il bambino che rompe le palle. Secondo me sì. Una risposta, sì. Cioè, pure se uno succede, sì. Sì, sì, io pure ci penso. Cosa facciamo? No, e poi però anche per rispondere a quella cosa lì, io all'interno di quella mappa poi, no? Del servizio che avevo disegnato, proverei a trovare il ruolo pure di Giovanni, per dire, no? Di questo soggetto della mediazione. Sì, sì. Deve fare prima, dopo, accanto. Sì, sì. Io l'avevo chiamato booking system, ma probabilmente non è lo stesso del booking system, perché il booking system può essere solamente quello che accetta le prenotazioni e può anche essere esterno, perché ce ne sono booking system adesso. Io posso andare da Airbnb, prima, ad esempio, un po' scherzando, però era carina l'idea, mi sembra di aver capito. Dicevi che quando, se il turista arriva e si perde, non sa come arrivare lì, ci può andare qualcuno a prenderlo. Che se, sì. Se, io pensavo che fosse il proprietario, ma se il proprietario il primo anno non è in grado di farlo perché non capisce l'importanza di questo e l'altro, lo può fare proprio questo gruppo di mediazione e magari sì. Ci va vestito una maschera, no? Così insomma, almeno stiamo parlando del carnevale, se no gli diamo un valore in più. No, basta. Questo è durante, durante c'è anche eventualmente snack, food, queste cose qui. E poi può essere che finita la sfilata si finisce là, e cioè che appunto c'è appunto i due, Filippo e Paolo, che si salutano e si danno la mano, oppure può essere anche che che partono denunce penali. No, però una cosa che mi sento di dire, cioè da noi c'è il carnevale, cioè penso che sia effettivamente una festa per famiglia, cioè una cosa che... Cioè che molto... No, che cioè no, sentito, voglio dire... Probabilmente Filippo il martedì no, sì, cioè il martedì grasso magari dopo una certa ora, però se tu lo limiti al periodo della sfilata... Il periodo della sfilata, cioè io... Secondo me il target di una cosa del genere è un target medio-alto. Sicuramente medio-alto. Secondo me è molto legato alla famiglia, per esempio. Sì. Quindi io voglio dire, allora, due livelli. Uno è che, se ragioniamo su target di questa roba qua, io penso di poter dire che sia un target di totale tranquillità. Cioè proprio... di fruizione... Vabbè, sì, ok, però di quello è un'altra cosa, è un altro... faccenda che ragioniamo di suo. Sì, dico, però quella la ragioniamo a parte, diciamo, eventualmente. Però, diciamo, se rimaniamo al balcone, al terrazzo, in forma normale, cioè io penso che il target di questa roba sia proprio il massimo della tranquillità. Sì, c'è cioè proprio... Esatto. E poi c'è, cioè, comunque in generale, il momento della sfilata. Cioè io posso capire il martedì grasso dopo la sfilata, e vabbè, magari la gente si ubriaca e ci sta. A parte il fatto che comunque quasi mai è un'ubriachezza molesta, è un'ubriachezza proprio, cioè, molto allegra.
Però nell'ambito del periodo della sfilata, e ti ripeto, soprattutto se consideri quelle delle tre domeniche e non quella del martedì, che sono magari anche diurne, è veramente una roba, cioè siamo in ambiente Gardaland, sì. Capito? Cioè, no? Dai, sì. Ma no, ma dai, chi li ha visti più? Vabbè, ma se io vengo da Avellino con le uova marce, si diventa proprio perverso, cioè che... No, no, ma dai, ma sono sul semo, a parte... Ma si tratta proprio di uova marce, si tratta di comportamenti, non proprio... Ma poi... Cioè, vabbè, ma tipo? 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 Non possiamo vabbè, ma, quindi, ma non è questa, non è questa la gente che ha su... Non è... Ma chi si va a prendere questo servizio, secondo me, non è esattamente il tipo che vuole venire a Putignano per fare il casino del carnevale. Vabbè, Rena, però è vero, però io cioè, ho comportamenti, cioè, io ragiono come prefetto tuo, no? Ho comportamenti diversi se sto pensando alla street parade e ho comportamenti diversi se sto o alla corsa di Pamplona o comportamenti diversi se sto facendo la maratona per che ne so, la Teleton Marathon. No, voglio dire, cioè, possono stare 50.000 persone in un posto, quindi si pone comunque un problema di sicurezza, però se quelle 50.000 persone stanno là per la street parade è un conto, se stanno là per la maratona della pace... Però... Terrazzo, quante persone vogliamo mettere? Oh, immaginate il bagno della casa del Cristiano con 30 persone. Perché sì. Tu comunque il bagno dovresti metterglielo disponibile. Sì. Ti assicuro che non so cosa resta. Se ci sono i bambini pisciano fuori sicuro. Sono i bambini. Ma sì, ma dico, secondo me, per esempio, una cosa come un feedback dopo il servizio potrebbe dare una buona... potrebbe anche cercare di calibrare un pochino questo servizio, nel senso che abbiamo detto, io credo che, come dice Giovanni, quelli che prenderebbero questo servizio sarebbero soprattutto le famiglie, perché uno, un ragazzo di 19 anni, di 25 anni, da solo, eccetera, probabilmente gli piacerebbe vedere la sfilata, però anche andare giù, stare giù fra la gente, mentre se io fossi un padre di famiglia mi cagherei sotto a mettere due bambini di 10 anni, 8 anni in mezzo alla gente che si perdono, eccetera, eccetera, mi sento più sicuro di andare sul balcone. Però i miei figli magari sono delle pesti e si arrampicano sul balcone e rompono i bicchieri in casa e pisciano fuori nel bagno e così via. E allora io, fra l'altro, se ho Filippo e famiglia qui, allora probabilmente l'anno prossimo ci ritornerei pure, ma se mi comporto male, Paolo mi scrive, questo qua mi ha pisciato fuori dal bagno, è stato abbastanza maleducato, e la stessa cosa naturalmente è dalla parte opposta, cioè Filippo può scrivere, questo signore non è stato molto gentile e così via. Quindi non avviene sempre, perché soprattutto se c'è un rapporto, se si instaura un rapporto di pseudo amicizie, perché si sono visti una volta sola, però si stanno simpatici. Io ho usato qualche volta Airbnb e forse non avrei neanche scritto niente. Il discorso è che lì stiamo parlando di uno a uno, però in un terrazzo siamo in un rapporto di 20-30 a uno. Ma adesso stiamo vedendo questo, però stiamo vedendo questo modello qua. Se vogliamo vedere quest'altro modello qua, effettivamente può cambiare la cosa, perché effettivamente vabbè, io adesso ora sono le 1:30, magari ci interrompiamo, però questo è solamente il servizio dal punto di vista di Filippo, e ho aggiunto dopo Filippo e famiglia con due ragazzini e magari una moglie.
Qui abbiamo, ho messo degli attori che Filippo incrocia quando, quando durante il servizio. Adesso magari nel pomeriggio possiamo provare a vedere questi attori qua che fine, cioè che tipo di interazioni hanno prima, durante e dopo il servizio. E questo è semplicemente per questo qui. Non so se poi riusciamo a fare anche per gli altri, però se riusciamo a mettere tutti gli attori e il loro il tipo di interazione, questo è già un inizio di blueprint, a livello concettuale, a livello molto, molto superficiale se vogliamo, però è quello che riusciamo a fare, insomma, perché e questo più o meno è il formato delle quelle che chiamano le Service Design Jam. Jam sono due giorni intensivi in cui un gruppo di persone disegna un servizio. Non lo puoi disegnare a livello molto molto dettagliato, però a livello concettuale ci puoi arrivare. Facciamo una sosta allora? Sì, le tre? Sì, va bene.